Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Giovedì 27 luglio 2023, Santa Liliana. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. La polizia amministrativa del commissariato di Ostuni, in collaborazione con la polizia locale e l'ASL, a seguito di un controllo del territorio, ha constatato 6 infrazioni presso gli esercizi commerciali della Città Bianca. Tra i tanti turisti che ogni giorno giungono ad Ostuni per visitarla e apprezzare le sue caratteristiche, ci ha sorpreso nella serata di ieri un gruppo di 63 ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, accomunati dalla felicità e dall'euforia di conoscere Ostuni. Tutti seguiti e accompagnati da una squadra di competenti educatori di Giocamondo, realtà con sede ad Ascoli Piceno. Li abbiamo incontrati e abbiamo raccolto la testimonianza della responsabile tour operator Lorella Riti e le emozioni delle più giovani. Il servizio. E siamo qui con un gruppo di ragazzi che provenienti da tutta Italia. Questo è un progetto di vacanze specifiche per ragazzi. Facciamo delle tappe qui nella Puglia. Noi siamo alloggiati a Santa Sabina, però in questo momento abbiamo avuto l'idea di visitare proprio Ostuni. Quindi siamo proprio nella piazza centrale, che è meravigliosa, una città stupenda, ci ha accolti sempre molto bene, è per questo che portiamo sempre i ragazzi qui. Allora, io vengo da Roma, quindi sono abbastanza abituata a vedere i monumenti grandi, però questa è una città che mi sembra abbastanza piccola, quindi vederla tutta pulita, ordinata, con i monumenti belli e conservati bene fa una buona impressione. Io vengo da Bari, quindi diciamo conosco bene la Puglia, ci sono già stata ed è una bellissima città perché è piccola ma contiene tante cose e poi dà aria proprio di estate ed è anche pulita e ordinata. In effetti dà aria di vacanze, Ostuni è una città che permette di pensare di essere sempre in vacanza anche quando è inverno. Dopo la bandiera blu, la bandiera verde dei pediatri e le vele di Legambiente, il comune di Ostuni ha ottenuto le spighe verdi 2023. Efficace strumento di valorizzazione del nostro patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali, anche nell'ottica dell'occupazione. Lo comunica dalla sua pagina Facebook il vice sindaco Giuseppe Tanzarella. Passeggiata al tramonto nella splendida area naturale di Torre Pozzelle ad Ostuni, alla scoperta di tesori naturali. È l'iniziativa che si svolge quest'oggi a partire dalle 18.30 a cura di Millenari di Puglia. L'escursione è rivolta a grandi e piccoli per ammirare l'incontaminata e selvaggia area costiera, conoscendo anche la storia della torre cinquecentesca. Appuntamento nel parcheggio di Torre Pozzelle, prenotazione obbligatoria al 373-5293-970. Il maestro Luca Mannuzza e il suo quartetto ospiti ad Ostuni, evento a cura di Musicalmente, a partire dalle 21.30 presso il chiostro San Francesco. Concerto per gli amanti della cultura e del jazz. Al piano Luca Mannuzza, al sax alto Paolo Recchia, alla batteria Lorenzo Tucci e al contrabbasso Makar Novikov. Prenotazioni al 339-456-6963. Savio Vurchio, noto per la sua voce soul, ha incantato il pubblico di The Voice of Italy nel 2013 e in TV in programmi come All Together Night. Questa sera alle 21 vi aspetta a Palazzo Roma. Prenotazioni allo 0831 177 1087. Quel 27 luglio di 30 anni fa, la strage di Via Palestro a Milano, l'esplosione di un'auto bomba provocò l'uccisione di 5 persone, tra cui 3 vigili del fuoco e un agente della polizia municipale. Un attentato terroristico compiuto da Cosa Nostra, una ferita che esiste ancora e che brucia oggi esattamente come allora.
si è spenta all'età di 91 anni Eugenia Suma, vedova Nacci. La celebrazione esequiale si è tenuta ieri presso la parrocchia di Santa Maria, Madre della Chiesa. Sentite, condoglianze alla famiglia. La farmacia Matarrese effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. A Villanova Marina di Ostuni è aperta tutti i giorni la succursale estiva della farmacia Santoro. Meteo, tempo stabile e assolato, temperature in diminuzione, venti moderati, mare poco mosso. Citazione odierna. La cosa più brutta di quando diventi vecchio è quando credi di sapere già tutto, inizi a dimenticarlo. Grazie per aver preferito la nostra informazione.